Nella replica, quasi un'ora di discorso, Craxi ha confermato il ruolo di pace dell'Italia nel Mediterraneo e il riconoscimento dei diritti palestinesi e dei diritti di Israele. Quando Israele fu minacciata, ha detto Craxi, tutti fummo con Israele. Ora essa occupa da 18 anni territori arabi che vanno restituiti in cambio della pace. A Israele si chiedono lungimiranza e generosità. Con i palestinesi l'Italia ha sempre insistito perché lasciassero la violenza per il pacifico negoziato fino ad ottenerne una risposta positiva. Se dunque ha un fondamento la questione palestinese, anche l'azione dell'OLP va valutata col metro della storia. A questo punto le dichiarazioni di Craxi sulla lotta armata dei palestinesi hanno suscitato reazioni polemiche in aula. Sentiamo. Vedete, io contesto l'uso della lotta armata all'OLP, non perché consideri, ritenga che non ne abbia diritto, perché ritengo che la lotta armata non porterà nessuna soluzione. Cioè sono convinto che lotta armata e terrorismo non risolveranno il problema della questione palestinese, perché il contesto e l'esame del contesto mostra chiaramente che faranno solo delle vittime innocenti, più o meno, nel corso di questo tentativo di lotta armata, ma non risolverà il problema. Ma non nel contesto la legittimità, che è cosa diversa. Onorevole Martino, la prego. Quando Giuseppe Mazzini nella sua solitudine, nel suo esilio, si macerava nell'ideale dell'unità unita ed era nella disperazione di come affrontare il potere, lui, un uomo così nobile, così religioso, così idealista, concepiva e disegnava e progettava gli assassini politici. Questa è la verità della storia. E contestare a un movimento che voglia liberare il proprio paese da un'occupazione straniera la legittimità del ricorso alle armi significa andare contro le leggi della storia. Io dico che l'OLP Onorevole Berselli, per favore. Onorevole Berselli, il Presidente del Consiglio ha diritto di parlare. Mi dispiace che poi... Si contesta quello che non è contestato dalla Carta dei Principi dell'ONU, che è un movimento nazionale che punti e che difenda una causa nazionale possa ricorrere alla lotta armata. Dobbiamo dimostrarla, ma lasciami parlare, piantala! Onorevole Gavino! Onorevole Berselli, la richiamo all'ordine!